Fra i vari punti di vista che abbiamo espresso in questi giorni, subito dopo il derby, ieri a Mente Fredda, e la varia corrispondenza che c'è stata con tutti coloro che hanno la bontà, la pazienza e il tempo per seguire questo canale, è rimasto forse qualche non detto, è rimasto forse qualche puntino di sospensione. Il fatto che noi, io, ma noi preferiamo usare noi perché non vogliamo personalizzare la vicenda e non ci sentiamo affatto dei fenomeni, quindi il noi è una forma di rispetto generica rispetto a come ci si esprime a volte anche scrivendo. Il fatto che noi non si punti il dito, il fatto che noi non ci si scagli contro qualcuno, non significa che siamo felici e contenti, non significa che va tutto bene. Da parte nostra, da parte del club, c'è la giusta preoccupazione. Perché fino adesso non abbiamo giocato per niente bene, e perché c'è molto realismo da parte del Milan nel fotografare la situazione. La speranza, l'augurio, la sensazione è che anche l'allenatore in questo senso abbia colto e percepito che la visione, il Milan sopra, al di sopra di tutto, le caratteristiche sull'idea collettiva di squadra e di partita, tutto giusto e tutto bene, però adesso bisogna iniziare a dare un senso, un'identità a questa di stagione, con questa di squadra e con questi di giocatori. Per cui la delusione c'è, la preoccupazione c'è, che non significa poi scagliarsi lancia in resta contro questo o contro quello, ma con tanto realismo c'è tanta preoccupazione, c'è tanta voglia di raddrizzare le cose, perché al netto di qualsiasi valutazione, al netto di qualsiasi sensazione, la profondità della rosa di quest'anno e la caratura tecnica della rosa di quest'anno non è da 2 gol in 4 giornate, non è da poche occasioni in 4 giornate, perché poi noi questa cosa stucchevole del tiro nello specchio della porta, quella di Suso nel derby è un'occasione da rete, quella di André Silva con il Brescia è un'occasione da rete. Con André Silva solo davanti al portiere in uscita o con Suso che si fa tutto il campo e che dà la sensazione di poter fare gol. Quelle sono occasioni da rete, non sono tiri in porta, ma sono occasioni da rete. E ci riferiamo in generale a tutte le partite, non è che il tiro, se tu fai un tiro debole, a centro porta, parato comodamente dal portiere, ah beh, quello è un tiro in porta. No, contano le occasioni da gol, non i tiri nello specchio della porta. Ma al netto di questo distinguo, chiaramente il Milan può rendere di più di quello che ha fatto fino ad oggi. Quindi, se è rimasta in qualcuno di voi, in qualcuno che segue, ripeto, con tempo, pazienza, bontà, e spirito di sopportazione, questo, canale, la sensazione che no, va tutto bene, no, non vanno bene le cose in questo avvio di stagione. Per cui, con la giusta preoccupazione, sapendo mettere a posto le cose, ci sono allenatori di Serie A con cui parliamo, sia che stanno allenando, sia che non stanno allenando, che ci dicono che alla fine Marco Giampaolo le cose le capisce e le mette a posto, però vanno messe a posto. Quindi c'è da parte della società compattezza, fiducia, però anche la giusta preoccupazione che ci deve essere in questi casi. Perché con realismo dobbiamo ammettere che non stiamo giocando per niente bene, anzi stiamo giocando proprio male. E quindi di questo e su questo bisogna assolutamente migliorare. Il fatto che da parte nostra si cerchi di fare delle analisi, si cerchi di fare dei confronti, dei raffronti, non significa raccontarla su, significa non scagliarsi, non drammatizzare, non esacerbare gli animi, perché mettersi a fare casino da parte dei tifosi che si sfogano è giusto, dei tifosi che sono stanchi dopo tanti anni è giusto, ma da parte nostra non contribuire a fare ulteriore casino e a prendere posizioni urticanti o esacerbanti è un conto, non rendersi conto di quello che sta accadendo sul campo da Cesena in poi è un altro, perché noi eravamo contentissimi della piega presa dalla nostra estate in ICC, dalla serata di Cesena in poi, e dopo l'amichevole in Kosovo, dalla serata di Cesena in poi invece tutto è stato piuttosto piatto e con la consapevolezza di chi è giustamente preoccupato e giustamente realista, bisogna mettere mano alle cose e migliorare le cose.